Mi sto verbalizzando, mi carma e ti stavo guardando, lo sai, tu sei proprio bravo. Sì. Io sono bambino, mi voglio divertire io. Ho visto che ti stai divertendo. Sì. Come funziona? È uno spettacolo. Davvero? Devo dire, ma davvero sono rimasto sorpreso di questa macchinina. L'avevo preso. Anzi, Fabio, ma va a comprarla, io la uso. Allora, davvero, sono. Allora, io sono curioso di provarla anch'io. Ti adesso. Giuro. Mi spoglio un pochino. È una figata. È una figata, noi siamo giovani e ci piace usare la terminologia giovane, è una figata e a noi ci piace che sia una figata. Che cosa ci ha dato? Anche la motosega? Motosega, soffiatore, taglia sieppe. Oggi si diverte. Oggi ci si diverte. Io non mi ricordo assolutamente niente di quello che ci ha detto Claudio lì all'elotecnica, però... Tu me lo dirai te, che tanto... C'è una bella differenza tra me e te, sì. Non so, no, se devo ingrassare o te metterti a dieta, Forse è meglio la seconda. Bravo. Per te, per me? Sì. Per me, vabbè, io rimango così. Allora, questo... Ora noi l'altro giorno avevamo iniziato a mano, ma uno potrebbe iniziare già direttamente... Certo. Già direttamente con... Con questo, tu hai visto, in un'ora si è fatto un pezzettino... Ora, era all'inizio, vabbè, questo in 10 minuti tu fai tutta la siepe, certo. Davvero risparmi tanta fatica e poi, come ti dicevo, la praticità è che avendo la lama lunga è più facile andare dritto, logicamente. Indubbiamente. Allora iniziamo dall'ABC, nel senso, come si tiene, perché allora, è bellino, simpatico, sì, però a me mi fa un pochino paura. Con questa, sì, ora qui ci sono le protezioni, queste ad esempio... Ma non scherziamo mai con queste. Mai. Le sicurezze ce l'ha tutte, lo prendi con questa mano, lo devi bilanciare, con l'altra poi lo giri, magari lo prendi così, e con questa fai tipo da leva e sposti anche l'altra cercando di andare dritto. Come ti ripeto, meglio tenerlo un pochino, perché al limite si fa dopo il ritocco. Bravo, perfetto, bravo, bravo. Perfetto. Quando fai così sblocchi, pigi questo e parte solo quando schiacci la lama. Questo. Cioè questo qui è per metterlo in la sicura, come le pistole. Così non funziona. E se non hai premuti tutte e due, questo non funziona. Fai ecco, così. Per premere, però sì. Chi comanda è o viceversa. Ah, viceversa. Anche. Perfetto. No, sono importanti questi, perché posando la siepe anche alta ti cadono negli occhi. In questo modo siamo tutti così. Allora, l'occhio sempre. L'occhio è qui. Di tenere la su e giù. Ma io devo usare quale parte? Questa di sopra o questa di sotto? Ma è tutta taglia, eh? Tutta. Ah, quella arancione è solo una protezione, La taglia per i. Che bello! Lo sai che veramente per uno come me, che. Ora ti insegno poi. Sì. Cerca di andare a più e giù. Senza andare troppo avanti, aspetta. Allora. Cerca di andare così. O dall'alto un basso, dal basso un alto, uguale. Insieme si va una volta così e una volta così. Ti spiego. Sullo stesso pezzetto? Sì, perché ti spiego. I rami li puoi alzare, quindi tagliare magari più lunghi, quando ricalano, magari vengono fuori. Andando su e giù, la fai proprio dritta. E cerchi di andare pezzetto per pezzetto, così poi lo giri in alto e cerchi di fare anche la parte sopra. Così cerchi di fare un raggio più unico possibile, come se dovessi fare un semicerchio, tipo semicerchio quasi. Poi ognuno ha il suo metodo, poi imparerai da solo, però no, io di metodi non ne ho, ovviamente. No, vabbè, ovviamente finisci, perché non avendole mai fatte per me al di là del discorso dietro. Fatica. No, parte... Ecco, per esempio, andando indietro vedo che qui ci sarebbe da riprendere, bravo, un pochino. Allora, riprendi su e giù e rifai. Che poi torni indietro e la guardi.
è bellissimo e, no, e sono... sostengo quello che hai detto te. Sembra ingombrante. Non la senti. Non si sente per niente. E guarda, anche dovendo fare i chilometri, uno la porta veramente bene. Oltre l'aspetto che può essere, diciamo, pistica per chi ha una piccola siepina, io ve lo uso per tagliare tante siepi. Questo mi piace davvero tanto. Sarà no, no, è bello. Senti, facciamo una cosa. Qui ora la lasciamo stare, poi chiamiamo chi di dovere. Divertiamoci. Va bene. Proviamo la motosega. Certo, si prova. No, già che ci sta questo armamentario in prova, lo si prova. Perché con la motosega ci si può fare anche trucchettini nel caminetto? Cioè, no, tutto. Sicuramente. Dai. Ma poi vai. Uno, con l'attrezzatura, cioè, te compri solo dopo le piccolezze, cioè, c'hai tutto da... La implementi pian pianino, certo. Praticamente. Ci piace? Io ho avuto due dirti. Va bene, io intanto fo qualcosa, eh. Eccoci. Allora, per smontarla cosa devo fare? Devo solo stirare questo? Ma non devo mettere prima un blocco, nulla? No, non te la stacchi, ma un blocco da solo. Va da sé. Tanto se non sono premuto tutti e due, non funziona. Senti, io sono veramente imbranato. Non avevo dubbi. Eccoci. In quanto magari non aiuta. Vabbè. Poggialo là. Che... Allora, Simone. Provi che? Non ci crederai. Quello che sto per dirti è una rivelazione per te quasi impossibile da crederci. Non ho mai preso la motosega in mano in vita mia. Meglio stia lontano, allora. Ecco. Dimmi che fare. Ma lo provo, ma poi te la do perché così ti diverti un pochino anche te. Bella, c'è il blocco lama, tutte le sicurezze di questo blocco lama, così non parte. Che, allora. Cosa importantissima, con la motosega attenzione alle gambe. Ai diti, sì, vabbè. No, aspetto. Non fare movimenti quando è accesa perché no. Ne va delle mie. Allora, tagli qui sopra, inizio con questo qui. Allora, questa come schiacci, inizia così. Provo, La sicurezza. Fagli prendere i giri. Bene. Fagli prendere i giri. E l'appoggi abbastanza. L'appoggi su questo tronco e tagli. Non di fronte. Fa da sé. Sembra burro. Cioè, non si taglia un legnino tanto piccolo, eh. Vado? Vai. Questo è questo, Poi la stessa batteria va in tutti. Che bello. Questo mi piace. Allora, è bellissimo. Allora, come si chiama sta ditta? Stille. Ci piace. Io che fo? Fornosa, te ti lascio lavorare. Io arrivo dalla Linda e ci parlo un attimo. Perché qui, insomma, l'investimento c'è. Sì, voglio sentire un attimo di condizioni. L'altra volta ci disse Claudio. Ora, questa è la batteria professionale. Si può prendere con la batteria piccolina. Sì, che sì. Ce la prendi, te la ricarichi. No, io questa te la giochi te, io mi prenderò qualche cosina più da giardino. Allora. Comunque ci piace. Io ti lascio, divertiti in quello che vuoi, io arrivo all'Enotecnica Toscana e poi ti faccio sapere. Cioè, quello per forza. La prova me l'ha fatta fare, ma adesso tocca a me. Senti, che prendo allora? Taglia siepi, no, motosieghina no, tanto che devo tagliare. Per ora la taglia siepi. E poi lo posso. Con la batterina piccina. Va bene, bene, ok. Boh, e. Ti saluto, io continuo il lavoro. E fai, divertiti. Ciao Simo, grazie. Ciao Fabio.